Well, we are uh, obviously very happy about this, uh, but uh, not uh, only for the result. I think um, we are growing up uh, match every match. Uh, we start this tournament uh, with a lot of expectation because uh, we are playing a good tennis. Uh, we are doing an incredible here, so we start this uh, tournament with a lot of confidence. Uh, and now we are in the final, so obviously we are happy. But the uh, job is not finished. Uh, not done uh, so now we are uh, just uh, take tomorrow as a uh, prepare to the final yeah no, it's a, a really nice feeling uh, i think we are uh, more prepared than uh, australia because australia was a little bit unexpected uh, we did uh, an amazing job there but uh, was uh, the first tournament we played this year so as I said, unexpected, but this time I think we are more confident about it. And uh, uh, also, we we played against uh, the team that we are expected uh, both. So we know already uh, the, the point of strength of both teams. So I think we can uh, we can do uh, a really good match also in the final. So we look forward for it. Thank you. Good luck. Thank you. Domandi. Tanto bravissimi, con Grazie. grande congratulazioni. Eh, Pietrangeli e Panatta hanno vinto nel 59, ma è passato qualche anno. Pietrangeli e Siro, scusa, non so perché ho detto. Piedrangi, sono confuso. Pietrangeli e Siro hanno vinto. Voi siete primi, diciamo siete terzi nella race, ma primi fra coppie della stessa nazionalità. Quindi se oggi ci fossero le... Le, le teste di serie delle de, Olimpiadi sareste le teste di serie numero uno. Che vuol dire questo? Che, che soddisfazione è? Beh, sicuramente una grandissima soddisfazione, però a parte quello credo che il cammino che stiamo facendo sia esemplare, nel senso che abbiamo iniziato quest'anno eh, 50 del mondo, io, 50, io 55, lui un pochino meglio, ora siamo nella top 10, eh, questo è... Un anno straordinario per noi, stiamo crescendo partita dopo partita e sicuramente nelle Olimpiadi, essendo nella stessa nazione, saremo sì, forse la 1 o la 2, adesso non lo so, che testa di serie. Però questo, indipendentemente dalla testa di serie, penso che stiamo alzando il livello, gli altri anche iniziano a vederlo, lo sanno. Quando andiamo in campo abbiamo molta, molta fiducia nei nostri mezzi, molta confidenza, quindi Stiamo costruendo, stiamo costruendo questa coppia giorno dopo giorno, ecco. anche per il futuro. Eh, complimenti per la vittoria, veramente è un bel match. E il fatto che state giocando meglio e vincendo dà anche una spinta per il futuro. Tu giocavi con cioè, Bopanna, che è del, del 1980, quindi vuol dire tanti anni ancora di bel tennis. Beh sì, secondo me insomma se uno sta bene fisicamente il doppio comunque ti dà la possibilità di giocare almeno fino a 42, 43 anni, se non hai grossi problemi fisici ce la fai, quindi insomma ancora 3-4 anni ce li ho. Eh, sì, sì. Stiamo aggiungendo, eh, ogni... aggiungendo, siamo arrivati a 4 adesso, quindi buono. No, ok. eh, oh, se, insomma se il ranking sarà buono sicuramente giocherò finché potrò e avrò voglia, certo. La cosa bella è che ci, ci stiamo divertendo, quindi questa è la cosa più, più bella, siamo un bel team, come abbiamo sempre detto nelle interviste, è, cioè è bello anche per avere la propria famiglia in giro, qua c'è mia sorella, mio padre, verrà mia madre a Wimbledon, c'è cioè sua moglie, quindi è bello passare i tornei insieme, quindi sicuramente è, è, avremo ancora tanto tempo per giocare e divertirci insieme. Ecco, proprio questo punto secondo me è il più interessante. In Cosa vi incastrate come caratteri, cosa che vi fa, vi rende poi una squadra? Perché ho l'impressione, da quello che ho visto, non vi ho visto sempre, ma vi ho visto spesso, che voi abbiate proprio in certi momenti vi si accende la scintilla, avete quasi bisogno di trovarvi in difficoltà per poi rimettervi insieme a esplodere e esplodere e cambiare completamente la partita. Non so se mi sbaglio, ma avete una reazione proprio dovuta a quei momenti in cui vi. Proprio diventate un tutt'uno, diventate una squadra e vincete, mi sbaglio? La cosa sicuramente positiva è che abbiamo dimostrato che ci tiriamo fuori da situazioni complicate. Perché questo torneo qui in tutte le partite a parte il primo turno, abbiamo avuto situazioni in cui ci hanno breccati eravamo sotto 4-1 sia al secondo turno che oggi al primo set. E abbiamo servito per il match, servito per il set, ci hanno breccato altre volte. Quindi. Secondo me eh, la, la, la vera coppia si vede nelle situazioni complicate, quando, quando diciamo, si, si riesce a uscire da queste situazioni qui si fa la differenza perché finché va tutto bene è facile giocare bene. Invece, quando le cose vanno male, che anche quando si esce da, da sconfitte, comunque si, si torna a lavorare col sorriso, non si hanno degli screzi. Noi, in questi, siamo, penso siamo tra i migliori perché. Appunto, ci vogliamo bene, lavoriamo giorno dopo giorno, siamo saliti tanto durante questi match, durante l'anno e penso che questa alla lunga faccia la differenza. Eh, bravi, 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 bravi. E in questo Grazie. miglioramento, continuo, passo dopo passo, però abbiamo un problema. Perché qui bisogna capire se è Andrea troppo casato o è Simone troppo tranquillo. Come facciamo? <ride> no, vabbè, è un mix, diciamo, caratteralmente. Comunque siamo due abbastanza calmi, insomma tranquilli, lui chiaramente ha molta più energia e io cerco di sfruttarla e lui cerca di darmi questa energia. Poi... Sei più vecchio? No, eh, caratterialmente, <ride> caratterialmente secondo me sono più tranquillo rispetto a lui, ma poi in campo come ha detto lui, ci carichiamo, abbiamo magari dei momenti un po' di down, eh, però poi abbiamo dimostrato che ci riprendiamo, cioè in tutti i match che abbiamo giocato abbiamo comunque... Ha Avuto situazioni difficili da affrontare ne siamo venuti sempre fuori. Il, il doppio è anche questo: cioè non è tanto il gioco a volte, ma l'energia e il metterci comunque la giusta carica e venirne fuori. Io ho capito che se, se salvo ancora di energia lui mi segue, quindi mi vedrete sempre più carico in campo. Complimenti. Eh, volevo chiedervi. Chi ha fatto il primo passo, la prima telefonata o quando vi siete incrociati oh, sta, sta a, decidere, eh, 27 volte. a decidere insomma, di mettervi insieme? Ha pesato la scelta di, comunque, di essere dello stesso paese o il fatto di sapere che con uno dell'altro, che in doppio potevate avere le qualità per, per primeggiare come state facendo? E poi se nell'eventualità eh, vi tagliate la barba. E, beh, diciamo che è nata diciamo, qui l'anno scorso Dopo che io ho giocato con Fabio Fabio si fece male e... Al pettorale Quindi mh, chiaramente Decise di, e, di dare priorità al singolo chiaramente. Era sceso col ranking Quindi, Lui stava giocando Con De Moliner Con un brasiliano Stavano facendo coppia fissa Stavano provando Adesso non mi ricordo come è andata la situazione Ma ci siamo parlati e abbiamo deciso di provare. Il primo torneo è stato Ertok Bosch. che abbiamo perso subito, sull'erba, poi insomma un torneo strano. Poi dopo il secondo torneo abbiamo fatto subito finale a Dalle. Quindi poi da lì, cioè, per me è sicuramente priorità assoluta perché è gioco solo quello. Per lui priorità alta, ma comunque c'è ancora il singolo. E quindi abbiamo, abbiamo parlato, abbiamo deciso di provare a... Insomma, a di giocare insieme, di, di inventarci questa coppia qui, anche perché, comunque, essendo della stessa nazionalità, ci conosciamo bene. Insomma, è sempre meglio che andare a cercare uno che magari non lo so, non, magari ti trovi bene, ma non c'è finita fuori. E il doppio molto, si basa molto anche su questo. Invece, con lui ci conoscevamo già amici, poi chiaramente adesso ancora di più perché stiamo insieme ogni giorno e quindi è nata così. Poi insomma, sono arrivati i risultati. Quest'anno io, io giocavo a destra prima. Quindi ho detto, inizialmente ho detto: eh, magari mi specializzo a sinistra così vi faccio vedere che ci sono anche io a sinistra che, <ride> che, sono, <ride> che posso essere socio giusto. No, perché comunque io, vabbè, avendo anche cioè, parecchi anni di meno, me l'ho cioè, sempre visto vabbè, con Fabio, con, io ho sempre seguito la, la loro generazione come, come un esempio. No? Quindi, e la loro coppia ha fatto grandissimi risultati durante gli anni, quindi loro sicuramente erano per me, che crescevano, essere sempre stati un punto di riferimento. E poi è nata questa, questa opportunità e ce la siamo, ce la siamo presa. Poi e, e poi, appunto, i risultati di quest'anno ci stanno dando ragione. La barba? Fine torneo. <ride> Domenica! No, okay. la, la barba si taglia il primo giorno, cioè il giorno prima, e non si taglia più. <ride> Io volevo sapere, tornando al discorso di prima che delle cose quando vanno bene e quando vanno male uno, quanto è difficile accettare quando il compagno non è in giornata, sbaglia 4-5 colpi consecutivi Ma quello Ma meno... capita, io credo che capiti sempre insomma, mh, difficilmente facciamo una, una partita esemplare dall'inizio alla fine, magari il primo set rispondo meglio io, lui meno poi risponde meglio lui, io meno cioè dobbiamo cercare secondo me di eh, di essere più costanti possibili poi durante il match è normale che ci sono momenti dove magari uno sta giocando un pochino meglio l'altro è sempre una questione di, di equilibrio in quei momenti lì eh, chi gioca diciamo un pochino peggio deve cercare di mettere qualcosa in più però diciamo che secondo me in tutte le partite ci sono eh, alti e bassi difficilmente giochi una partita okay, della madonna cioè ci stanno quelle partite dove ti entra tutto dove non hai non, non devi affrontare situazioni, diciamo chissà che cosa, però 8 su 10, tutte le partite. Comunque, hanno sempre dei lati oscuri che devi un po' andare a amalgamare, quindi è normale. La partita della vita ve la giocate sulla terra? Se dobbiamo scegliere, sì. E il papà, sì. papà l'ultima è papà tuo? Che ruolo ha in questa coppia? Ma, eh, papà mio è il, diciamo, il coach della coppia, ci, segue, ci ha seguito in tutti i giorni più importanti, e nelle settimane in cui lui è rimasto a casa è venuto della Tomasina, che è il mio secondo coach, e penso che abbia un ruolo molto importante nella, nella gestione tattica del match, poi Bole si fida molto anche di lui, quindi cioè, abbiamo visto che c'è affinità anche. No? E, questa cosa qua è una cosa importante molto anche per me perché, perché mi dà tranquillità. E, e poi, niente, abbiamo costruito un team variegato: si può dire così, <ride> e, e, e ci, fa, ci fa stare bene. Anche il suo amico Michele Mangiafico è una persona molto positiva da, da, da brillantezza, e, e quindi, niente, poi ci troviamo molto bene tra le due famiglie. Anche suo padre è venuto a due tornei quest'anno, e quindi, stiamo bene. Senti, una volta non ci si dava il 5 ogni, ad ogni punto, e soprattutto non si vedeva i giocatori che si parlavano prima di ogni punto e si dicevano si sa che cosa. Mi, dai, mi dite quattro cose che vi dite: cioè, eh, batto a sinistra. Cioè, che, che succede in quel dialogo? Non si capisce. No, lei diciamo, diciamo dove servo, diciamo, se batto io, gli dico dove servo. E poi gli dico magari dove lui va, se va a coprire il centro Lo o definite? lungo lì. Dipende. Se me la sento io che sto servendo, io gli dico magari a uscire cambia. Ok. E magari sulla seconda invece ce la chiamiamo prima di, di servirla che normalmente la, la chiama chi è rete. Quindi okay. lui, da, lui mi fa il segno, non so, centro e dico sì, no, sì, no. Eh? Se diciamo che. Quando... E quello che sta seduto, giù, sdraiato, c'è sempre uno che lo fa. Chi è che dici? No, diciamo che prima del, del punto ci parliamo. E, o se magari io, io eh, in quel momento lì sento una cosa, glielo, glielo chiedo, e dici: che, che ne dici se facciamo una formazione io adesso? E io servo alla T e torno. No? Lui mi dice: Ma in questo momento no, facciamo normale. Quindi alla fine l'ultima parola ce l'ha chi serve, perché è quello che, che giustamente è, è il momento di più diciamo, di tensione, è giusto che decida lui cosa vuole fare come servizio, come scelte. Però ci, ci chiediamo sempre l'opinione, no? alla fine la, la decisione del team. Poi tu e fai. Poi sulla risposta, a volte diciamo dove rispondere il movimento: insomma, se fa l'altro, se entra o rimane. Dalla giocata, diciamo, anche del, della risposta più che altro sulla seconda. Oggi sono stati, sono stati bravi, sia oggi che ieri, che ieri, nei momenti di, diciamo, in cui c'era il terzo set, momento di tensione, sono stati bravi a essere molto aggressivi, a impattare, cambiare, a far casino, che magari in quel momento lì non se l'aspettavano gli avversari e ha pagato. Due, due game a zero, praticamente, in cui abbiamo risposto entrambi molto bene, quello a rete si è mosso e l'altro non se l'aspettava. E C'è una foto che i nostri colleghi in sala stampa ci hanno mostrato questa mattina da questa mattina tu che prendi la metropolitana sei arrivato qui sì, in metropolitana Sì, è stato un bel viaggetto No, perché io sono a Montmartre, ho preso un appartamento insieme a sono, ero qui insieme, sono qua insieme a mio padre e mia sorella c'era anche il mio preparatore che è dovuto andare via oggi e ritornerà per la finale e abbiamo preso questo appartamento molto carino tra l'altro Montmartre è una bella zona e, però eh, ci vuole mezz'ora più o meno di macchina e stamattina alle 8:30 e mezza mi chiama la Trasp che l'avevo presa alle 8:30 e mezza e mi dice guarda che ci sono i cortei di Biden non, non riusciamo ad arrivare prima di 45 minuti e allora ho detto troviamo una soluzione alternativa, ha detto o oh, aspettate 45 minuti o oh, trovi una soluzione alternativa ho detto troviamo una soluzione alternativa, allora ho preso la metro solo che la metro io non, io non, non pensavo fosse così, cioè, è difficilissimo prenderla, cioè, sono salato in metro alla terza ho dovuto aspettare perché sennò è impossibile entrarci, cioè piena come... Sì. Sì, no. Quindi abbiamo aspettato due metri e iniziavo ad avere l'ansia perché iniziava a essere le nove e mezza. Ho detto, ho detto qua. Infatti abbiamo posticipato il warm-up però alla fine sono arrivato. Due metri e un po, di, un po' di camminata e siamo arrivati. Sei forse il Umil, primo um, finalista a Umiltà sempre. L'umiltà ci contraddistingue volevo chiedervi: prima Andrea, in inglese, ha detto che la finale in Australia è stata un po' inaspettata, quindi volevo chiedervi rispetto a quella che cosa preparerà rete di diverso, soprattutto per te che è la seconda, non hai mai vinto uno slam. Ma, eh, sicuramente lui era più, diciamo, più esperto in gestire delle determinate situazioni. Io penso che eh, la finale in Australia è stata difficile da gestire, perché vabbè, la finale, prima finale slam è un po' inaspettata, è comunque meritata, perché abbiamo vinto delle belle partite. E poi è stata tardissimo, è stata schedulata alle 10 di sera, quindi è stata una finale strana perché tutto il giorno al, al circolo aspettare la finale delle donne tardi, molto tardi, e quindi non, non è stata facile da gestire. Poi abbiamo comunque fatto una partita lottata, penso non bellissima perché abbiamo fatto pochi scambi, però hanno servito molto bene. Popanna anche oggi ha dimostrato che è uno dei migliori servitori del circuito, sicuramente perché <ride> la mette dove vuole, sta palla, quindi era difficile sul cemento rispondere a loro. Però sicuramente questa sarà diversa, e poi si può vincere e si può perdere la partita, però secondo me sarò più preparato e quando, avevo per quando abbiamo perso la finale lì, mi e me l'ho detto la prossima, sicuramente la, la gestirò in maniera migliore.